Domina per un'ora, spreca alcune ghiottissime occasioni dopo la rete del vantaggio di Pettinari e poi subisce nella ripresa il ritorno dell'Avellino che, grazie anche ad un arbitraggio non impeccabile, a una buona dose di fortuna oltre alle leggerezze difensive dei biancazzurri, vince una gara che avrebbe potuto anche perdere. Il Pescara si lecca le ferite ma soprattutto manca un'opportunità ghiottissima per ipotecare i playoff. Negli ultimi 270 minuti ci sarà invece da soffrire con scontri diretti sabato prossimo con il Perugia e poi nell'ultima giornata contro il Livorno, gare che decideranno il destino del Delfino. Al Partenio Lombardi l'avvio di gara è della squadra di Marco Baroni. La prima emozione arriva al settimo quando Bjarnason tira però centralmente da buona posizione. L'approccio della squadra biancazzurra è quello giusto e così al tredicesimo il Pescara è già in gol con Pettinari che su cross di Memushai rompe il ghiaccio segnando anche la prima rete ufficiale in maglia biancazzurra. Per la squadra ospite sembra mettersi in discesa il match anche perché gli irpini restano a guardare. Passano infatti 3 minuti e Federico Melchiorri con un tiro violentissimo scheggia la parte superiore della traversa dopo una deviazione di Chiosa. C'è solo il Pescara in campo che però trova un Frattali in grande giornata. Al 28esimo ci prova Gaston Brugman su punizioni con l'estremo avellinese che devia in calcio d'angolo. Al 46esimo il portiere irpino si ripete su Bikir Bjarnason prima della prima e unica occasione locale che arriva al 49esimo quando Trotta chiama Aresti al salvataggio in corner. Il Pescara chiude la prima parte di gara in vantaggio e con pieno merito. Nella ripresa la musica però inizierà pian piano a cambiare. Al 9° Pisacane in area mette alto. Baroni passa dal rombo del 4-4-2 al 4-3-1-2 con Politano nell'insolito ruolo di trequartista. Proprio l'ex romanista di testa qualche attimo dopo all'occasione giusta, impattando bene ma trovando la respinta quasi distinto di Frattali. L'Avellino ci crede mentre il Delfino continua a sprecare. Al quarto d'ora Melchiorri se ne va in contropiede ma poi in area litiga con il pallone non riuscendo a concludere. Chi sbaglia paga e così al 17esimo Minelli giudica volontario un tocco con la mano in area biancazzurra di Salamon su cross di Zito. Il tocco c'è ma sembra involontario perché a distanza ravvicinata con il mediocre arbitro Varesino che indica il dischetto. Castaldo non sbaglia rimettendo così la partita sui binari della parità. Il gol dell'Avellino è una mazzata per il Pescara che accusa il colpo e si disunisce, mentre i padroni di casa giocano duro. Al 27esimo l'ex biancazzurro Moussa Kone crossa per Castaldo che alza sopra la traversa. Ma per la squadra di Baroni è una giornata no, visto che al 31esimo, dopo un'azione probabilmente viziata da una carica su Aresti, Zito fa di testa 2-1. Gara praticamente chiusa con i padroni di casa che trovano anche il tris proprio con Kone che spiazza Aresti con la complicità della deviazione di Fornasier. Il gol allo scadere di Pettinari vale solo per le statistiche con il Delfino che esce sconfitto dal Partenio Lombardi dopo uno spareggio playoff che consente ai biancoverdi campani di sorpassare proprio i biancazzurri in classifica. Sabato prossimo all'Adriatico contro il Grifone di Andrea Camplone per il Pescara ci sarà un solo risultato, la vittoria.